Ciao a tutti e bentornati a Tutor, la mia città tutorial per Cityscrans 2. Nello scorso episodio abbiamo iniziato un piccolo villaggio sulle montagne appena fuori dalla nostra città, andando a fare un design un po' diverso dal solito. Niente griglia organica, niente griglia normale, ma più basato su delle vie lunghe con qualche collegamento un po' in stile italiano alla fine. E in più abbiamo fornito anche un secondo casello, tra virgolette casello, per arrivare al villaggio. Ovviamente se verranno introdotti i caselli veri nel gioco useremo quelli. Prima di continuare iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cityscrans 2. In più abbiamo espanso anche la nostra zona qua degli allevamenti, che sinceramente sono curioso di vedere se finalmente hanno iniziato a funzionare, cosa che dubito. Il grano non ha iniziato a funzionare. Sono ormai due episodi, quasi tre, che lo abbiamo fatto e la produzione è sempre la stessa, così come il deficit. Non è cambiato di nulla, anche se dovrebbe essere cambiato di 130 tonnellate. Credo abbia un problema col fatto che non è venuto fuori neanche un edificio né niente. Molto strana come cosa. Però capita, per carità, vedete che anche questo non ha edifici, questo ne ha soltanto un paio praticamente. Anzi no, questo non li ha neanche. Forse il grano non ha mai altri edifici in mezzo, è l'unica cosa che non ha edifici, può essere. Questo secondo me è tutto grano, sì. Forse per quello, allora va bene. Però, rimaniamo ancora abbastanza in carenza e soprattutto siamo anche molto in carenza di bestiame, nonostante abbiamo fatto quest'area enorme. Per cui vedremo un po' come va. Cosa andremo a fare oggi? Voglio continuare un pelino il villaggio e completarlo e poi magari fare un altro villaggio in un'altra parte della città, sempre vicino alle montagne però. Non voglio fare dei piccoli villaggi in mezzo ancora, quello ci penseremo in futuro, se parlo o no. Quindi, vedete che abbiamo un minimo di richiesta di bassa densità, quindi possiamo assolutamente sfruttarla senza problemi. Allora, vediamo un pochino. Qua vi mostro un piccolo trucchetto per... facciamo 80, ok, per fare delle casette in pendenza. L'avevo fatto vedere anche su Modville alcune volte. E cioè, sapete che con tasto destro io decido l'altezza al quale appiattire. Bene. E allora andremo a fare esattamente quello. Andremo ad appiattire. Andando a cercare di formare una sorta di discesa, o almeno è quello che proveremo a fare, perché state vedendo che non funziona proprio come Cityscrans 1. Quindi dovremo farlo un pochino con calma, andare ad addolcire il terreno quando necessario, eccetera. Ad esempio quest'area è abbastanza piatta, quindi qua potremmo aggiungere qualche casetta aggiuntiva. Quest'area non è assolutamente piatta, quindi assolutamente no. Questa è piatta di nuovo, quindi qua possiamo fare qualche casetta aggiuntiva in questa sezione. Eccetera, eccetera, in questo modo praticamente. Bene, adesso che abbiamo fatto l'infrastruttura principale, non ci rimane che andare ad addolcire il tutto. Andiamo ad addolcire le varie pendenze che abbiamo fatto, andiamo ad addolcire tutto, andiamo ad addolcire i lati. Ecco qua. Andiamo ad addolcire anche questi, andiamo ad addolcire anche qua. Perfetto. E adesso possiamo effettivamente andare ad aggiungere qualche casetta in questa sezione. Non tante, ma qualcuna possiamo aggiungerla. Possiamo far così e possiamo far così. Queste dovrebbero andare più che bene. Poi quassù possiamo fare di nuovo la stessa cosa. Possiamo aggiungere qualche casetta. Qua possiamo permetterci anche un negozietto. E poi di nuovo un po' di casette. Non troppo grandi le casette perché non voglio che mi diano problemi di affitto. Mi occupino degli spazi troppo grandi. Ecco qua. E voilà. Anche questo pezzettino di villaggio è fatto. Ora, tecnicamente potrei cercare di raddrizzare un pochino più questo. Però... non so quanto ne possa valer la pena, sinceramente.
Visto che abbiamo delle casette qua sotto. Sì, non ne vale la pena. Lasciamolo così com'è. Magari ci inseriremo un parchetto giusto per... Parco giochi piccolo. È comunque in pendenza. No, non mettiamo nulla allora. Aspetteremo. Ok. Vedete che l'altra volta abbiamo fornito un bel po' di collegamenti. Voglio addolcire un pochino questa sezione ora. Mi viene un po' da piangere a vedere tutti sti su e giù. Senza aver network multitool. Molto triste la faccenda, diciamo. Però... magari quando in futuro arriverà riusciremo a fare delle cose di montagna migliori. Non vi preoccupate poi perché quando arriveranno le mod ufficiali faremo una nuova serie completamente moddata per quelle. Non vi preoccupate. Allora. Qua sta iniziando a crescere tutto. Bene. Qua sono cresciute le palazzine che avevo messo. Ottimo così. E qua posso andare a inserire un altro pochino di negozi. Magari inseriamo anche un ufficio, visto che può servire. Mettiamo un po' di negozi americani, dai, tanto per cambiare. Tanto non credo che saranno tanto diversi, ha detto molto sinceramente. Adesso vediamo. Dopo, una cosa che voglio provare a fare è fare anche degli autogrill dalle autostrade. E cercare soltanto di far apparire queste qua. Queste sono dei 6x4. Dovrebbe spawnare anche con la 4x4, se non ricordo male. Quello della benzina. Devo andare a cercarlo nella città dove l'abbiamo messo. Vediamo un pochino. Tu mi sai che sei sempre un 6x4, né? Sì. Vabbè, faremo un 6x4, lo facciamo crescere, non è un problema. Perché vi ricordo che nel gioco c'è la meccanica del carburante. Se la gente non ha il carburante, non può andare dove deve. Quindi fare un piccolo autogrill sull'autostrada con solo la stazione di servizio, secondo me sarebbe una cosa molto carina. E sinceramente sono molto tentato nel farla. Allora, prima di ciò però andiamo a inserire un altro pochino di abitazioni. Ecco qua. Allora, proviamo a fare l'autogrill qua sull'autostrada, dai. Sono curioso di vedere come viene. Quindi, andiamo a fare una roba del genere. Andiamo a far così. E poi andiamo a far così. Bene, ora andiamo a mettere la tripla corsia. Perfetto, qua possiamo direttamente lasciarne tre, così è più comodo per dopo. Idem qua, perfetto. Ora andiamo a rifare questi collegamenti, così li possiamo sfruttare meglio. Ecco qua. E andiamo a rifare questo. Perfetto. Ora... qui possiamo andare a fare, vediamo un pochino, una cosa così, troppo ripido mi dici? Ok, vediamo di farlo fatto bene, possiamo fare una cosa così, così e così, ok. Possiamo lasciarlo due corsie, dai, ci sta. Poi possiamo inserire un bel parcheggio in mezzo. Yikes, la pendenza. Vabbè, fa lo stesso. E ora abbiamo detto possiamo fare un 6 e 4 6 e 4. E lo andiamo a distruggere ogni volta che non viene su una stazione di servizio, finché non avremo la stazione di servizio ufficiale. Qua possiamo fare qualcosa di molto semplice così. Così forniamo anche un collegamento in più al villaggio. E stessa cosa con i liquidi, possiamo far così. E possiamo anche far così. Perfetto. E ora dobbiamo semplicemente aspettare di vedere cosa verrà su.
visto che non ci dice esattamente che struttura sarà. Qui possiamo fare un pochino di decorazione, magari. Possiamo... ammorbidire un pochino. Ok. E adesso vediamo, sono molto curioso di vedere come verrà. Poi sicuramente lo possiamo migliorare in futuro, eh. Adesso diamogli un pochino di tempo per effettivamente crescere a questi due negozietti. Ci ho infilato anche un ufficio in mezzo, tanto per. E nel mentre possiamo riandare a guardare un attimo il nostro villaggio. Allora... la strada qua giù io sinceramente non la voglio collegare a nulla, quindi per il momento la lascio lì. La strada qua su potremmo continuarla perché tanto arriva fin qua giù la mappa. Però non vedo bene che percorso potremmo fare al momento, anche se potremmo fare una strada che passa qua in mezzo, però non mi ispira più di tanto, diciamo. Per il momento direi di lasciarlo lì. Sistemiamo un attimo la città nel mentre aspettiamo, che sicuramente abbiamo un po' di affitti da risolvere. Vediamo come siamo messi con la disoccupazione. Pochissima, perfetto, quindi possiamo di nuovo andare a aggiungere abitazioni. Tu laggiù sei abbandonato probabilmente per la stessa cosa. Criminalità alta? Ma come mai? C'hai letteralmente la pula di fianco, sì. Ma che sei drogato? Oh. È un po' esagerato sto ragazzo, criminalità alta. Ci mettono un bel po' a costruire. Affitto alto. Sei ricco? Sì. Sei adulta, istruita all'università e sei ricca. Come fa a essere troppo alto l'affitto? No, no, io non ti sostituisco. Tu rimani lì. Il cavolo, non vedi? Ma io boh. Ok, poi, che altri abbiamo? Tu puoi benissimo diventare un negozietto, visto che sei in una posizione molto privilegiata. Tu invece puoi diventare una palazzina. Palazzina, palazzina. Oh, io ce ne sta mettendo. Poi, qua giù che abbiamo? Qua giù abbiamo tu che puoi ricrescere. O non ricresci proprio. Vabbè. Voi che potete ricrescere in palazzine. E anche te palazzina, tanto per non far sempre casetta schiera. Tu invece casetta schiera. Lì. E voi qua giù, tu mi fai il negozio e tu mi fai l'ufficio. Ok. Ce la facciamo qua giù? Allora, tu sei di bevande. Di bevande. No, ricresci. Ok, poi che abbiamo qua giù? Negozietto, negozietto, non c'è problema. Ok, qua giù assolutamente ufficio. Prima di continuare iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Tu che sei? Plastica. Ma? Le Mao? Allora, poi negozietto, negozietto, sì, dai. Assolutamente negozio. E tu un bell'ufficio. E ok, poi tu qua giù puoi diventarmi una bella palazzina. Tu qua giù anche, mentre voi laggiù due belle casette a schiera ci stanno. Ecco qua. Ok,
Un pezzettino l'abbiamo sistemato. Allora, qui abbiamo tutta una mancanza di lavoratori istruiti, eppure noi ne abbiamo veramente tanti. La maggior parte della nostra popolazione è istruita, detto sinceramente. Ok. Vedremo di fornire un po' di accesso migliore più avanti, allora. Quello che sta in incidente. Vabbè, prossima volta impareranno ad andare dove devono, che devo dire. Ok. Qua giù si sta ancora costruendo, è inutile aver speranze. Mega incidente con incendio doppio anche. Poi, raga, sto camion è arrivato bello lontano, però bisogna dire. Cioè. Però. Va bene. Chi te l'ha data la patente? Cheat, ma va bene. Non ho capito. Il problema qui sarebbe che tu vuoi un accesso pedonale, ma non ce l'hai. Ok. Ah, questo vuole, perché è un edificio ad angolo. Ok. Non c'è problema, te lo do l'accesso allora. Boh. Su via. Chi t'ha detto di sparire? E dai, fammi seri. Un bel po' che non decoravamo, magari. Un pezzettino. Possiamo mettere qualche cespuglio, dai. Lì. Così sono tutti un po' più contenti. Allora, qua giù. Boia, non cresce. Ok. Continuiamo a gestire gli affitti, allora, nel mentre. Tu puoi sicuramente ricrescere. Ok, poi... Tu qua giù sei molto interessante, sarai un ottimo ufficio. Potevi ricrescere, però pace amen. Tu qua giù mi diventi un mixed, così, tanto per avere un po' di fantasia. Ok, poi qua giù che abbiamo? Qua giù abbiamo qualcuno che ricrescerà Mignon. Abbiamo un futuro piccolo ufficio. Abbiamo un futuro ufficio e un futuro negozio. Ok. Qua giù tu puoi ricrescere Mignon. Non volevo distruggerle entrambe, ma too late. Ok. E dovremmo aver sistemato anche un po' gli affitti. Ah, mancava questo. Tu puoi diventare benissimo un negozio. Perfetto, allora qua dovremmo averne altri due. E niente. Cibi pronti. Cibi pronti mi va anche bene, per carità. Però io voglio quelli della benza, sinceramente. Ok. C'è qualcuno che si lamenta anche qua, quindi diamogli quel che vuole. Perfetto, allora andiamo a sistemare anche un po' il resto, va che abbiamo un po' troppe lamentele in giro. Lì. Così la pianta andi a lamentarsi, poi abbiamo un po' di edifici abbandonati qua giù. Non so perché dovresti lamentarti, ma va bene bro. Che dire. Ciao bello. Poi, qua abbiamo il classico edificio che sparisce a caso senza ragione. A questo punto proviamo a mettere un mixed, vediamo se aiuta di più. Ok. E poi qua giù abbiamo due lamentele per le risorse perché loro vogliono le rocce. E le rocce le faremo in futuro. Prometto, ma non ora. È un po' che non guardo la produzione elettrica, però su quella dovremmo essere a postissimo.
Sì. Per la lavorazione del pattume siamo a posto. Ottimo. Bene, bene, bene. Salute totale siamo a posto. Copertura siamo a posto. Vigili del fuoco siamo coperti bene. Pula. Non abbiamo una prigione. C'ha ragione anche lui. Non abbiamo una prigione. Non l'abbiamo mai sbloccata. Non abbiamo mai sbloccato il municipio e la banca centrale. Ai 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 ai. Fisi segreti che faceva? Ah, riduce la criminalità. Ci serve. Lì. Direi che abbiamo sbloccato abbastanza. Allora. Innanzitutto abbiamo l'ufficio del welfare da piazzare. Che è veramente tanto che non lo piazziamo. Quindi vediamo di coprire le parti della città che ne hanno più bisogno. Ok, e poi qua giù possiamo benissimo metterlo qua. Ok, adesso la nostra città è messa molto meglio. Non è perfetta, ma è messa molto meglio. Poi abbiamo il municipio da piazzare, che secondo me possiamo sfruttare quest'area, che non ho mai sfruttato per piazzare un po' di edifici unici, detto sinceramente. Quindi io direi di fare così. Così abbiamo il municipio. E vediamo di espanderlo un pochino. So che tanto siamo ricchi come chissà cosa. Perfetto. Poi abbiamo la banca centrale e la sfrutteremo come si deve. Non può essere migliorata, né? Ok. Poi vediamo un pochino. Qua possiamo fare una cosa così. E possiamo fare così. E qui possiamo piazzare la prigione, direi. Sì, ottimo. Adesso poi ammorbidiamo tutto intorno, non vi preoccupate. Ottimo così. Allora, andiamo a fare un po' di terraformazione adesso. Sistemiamo un po' le cose. Perfetto. Ah, ok, c'è fila perché c'è il solito pirla. E va bene. Poi quello dei servizi segreti, se non ricordo male, è molto grande. Neanche tanto. Venirò, pensavo peggio. Ah, è vero che è tondo. Ok, quindi in questo caso questo vediamo un po'. Abbiamo qualche area carina dove possiamo piazzare. Di poco. Qualche area carina dove possiamo piazzarlo, che magari non sia tutto concentrato lì? No, vabbè. Pace e amen, e vediamo di sfruttare l'occasione allora. Andiamo a fare così. Così. E andiamo a piazzarlo giù. E voi direte, ma perché metti tutto vicino così? Non c'ha senso, eccetera. Non vi preoccupate, raga, non vi preoccupate davvero. Andate tranquilli che vedrete che ha un po' senso avere tutto concentrato qua, queste cose. Anche se devo dire, gli edifici tondi fanno un po' schifino da vedere così. Però, chi sono io per lamentarmi così tanto? Soltanto un appassionato, direi. Allora, andiamo anche a far così. Abbiamo le nuvole che ci stanno facendo un po' di scherzi. Poi sono sparite di colpo. Ok. Qua abbiamo la solita roba che si collega ma non ci fa unire. No, ok. Buono a sapersi.
Bene, allora. Quartier generale della polizia, sinceramente non so quanto possa. Però c'è qua dietro perfettamente. No, no, il cavolo, lo mettiamo subito allora. Carceri extra non ha senso, siamo di fronte alla prigione. Il coso degli elicotteri, certamente. E. Spazio aggiuntivo per i veicoli, certamente. La cosa vediamo, magari i carcerati raggiungeremo dopo. Ah, la prigione si può potenziare. Numero. Aumenta il benessere dei detenuti subito. Beh, no, non ha un cavolo di senso avere un'estensione, sinceramente. Va bene così. Dov'è che sarebbe sto elicottero che mi sta trapanando le orecchie, domanda? Cioè, se n'è già andato, spero, sto elicottero. Mamma mia. Oh, e vuoi mettermi in una stazione di servizi, però, anche? E insomma. Ok, questo dovrebbe sicuramente aiutare un po' la nostra città. Poi. Quello che possiamo fare è ovviamente andare a fornire della posta qua in mezzo, perché altrimenti non avrebbe senso, ma anche dare un'occhiatina a internet, perché adesso che abbiamo il quartierino separato, vabbè che internet ce ne possiamo anche fregare, a un certo punto è un quartierino separato per una ragione. Mettiamo una cassetta postale e fine. Poi si arrangeranno. Ok, ottimo. Ora, ha senso fare qualcosa di pedonale che scenda qua in mezzo? Non credo. Mal che vada, ci fosse una stradina pedonale, quella di stile campagna, potrei farla passare così sotto il ponte, ma così una stradina asfaltata non ha senso. Per cui mi adatterò e non aggiungerò altro. Signori, direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza, per cui ci vediamo nel prossimo episodio.